Al signor sindaco Postiglione di Pozzuoli, ma che stai combinando? Ma che stai combinando? A sta gente stai maltrattando, dobbiamo mettere in capo, no? Dobbiamo mettere in capo, piezze negativa! Tu e tutta giunta comunale che state a Pozzuoli, scansando la pace con i coccoruni! Perché mi... Un momento! Tutto quanto però! Un momento! Perché mi sa tutte le piegole, quante piegole c'è state, c'è da sta coccoruna che è destra buona, chi l'ha inzuffata Boris! Pisciò a tutta giunta comunale e Pozzuoli e aggiunto comunale Napoli, mettete voi in dei contari in assistente che fetano. Bravo pure Napoli. E di indassi cose siccata pecci ci vanno trasi pure sirpa, ma non lo sa, ci mostriamo contro la timba, ma io non mi dice a me che può trasi un capitone mare. E fuggi stanno trasendo. Ma là non mi ripiezzi se negativo, ma mi porta a bere la grossa del resto che è uscito fuori alla pietra. Ad a fecondo con noi, tutte le piezze rosse che è stato palazzo che già a Madame, a Roma, è pure con Papa. O Papa, voglio parlare poco con Papa. Ma che chi l'ha fatta Papa chi? A sette, ma quale sette l'ha fatta Papa? Con chi suoi che ti rimannava la Pozzuoli e nemmeno con Papa non hai stato nurito. Sentitemi a me, e privati, siete una maniata di niente. Ma là nei miei giri arriva tutto quanto, pensate che stanno morendo le creature minuto per minuto in assistente ai campeggi! La servitudine! O popolo! Napoli, tu sei il popolo più bello di tutto il mondo! Tu sei il popolo più grande! Ma sei un popolo pure niente! Sai perché? Perché ti vengono una cartella di tabacco, tu di chi? Tu torna da 48, tu dice! Io chissà quante parole questo dice il popolo, ma purtroppo il popolo mi appartiene perché è sangue lo sangue mio! Io ce l'ho solo con te perché tu si vuole solo a mettere lo chip a buttare i sambi e stessi piazzi e ma stavolta tu hai avuto sta gente qua tu che sei a Napoli non sai mai niente perché è televisione privata qua non bene perché sono corrotto troppo papà io che non sono nessuno sono venuto sai perché per fare la realtà le fatte come ci hanno ricapitato sta gente ci potremmo ricapitare pure noi a Napoli perché fra 10-15 anni pure Napoli si trovi da che si condizioni perciò ma là nei miei giri è vivo, vado a morire tutto quanto. E allora faccio un appello a tutta la magistratura italiana, a tutta la magistratura napoletana, a tutta la magistratura di tutto il continente di Napoli, vado a morire tutto quanto. Tutto quanto vado a morire, la servitudine, perché la gente a Pozzuoli veramente stanno facendo a e posa la fame. Comunque io faccio presente che siamo 7 persone e sto andando a roulotte. Il comune di Pozzuoli fa schifo, non prende provvedimenti. I condoni, i primi 30 sono piazzati i signori, nati 25 sono piazzati e noi stiamo ancora sotto all'acqua, con 5 figli stiamo in mezzo a noi. Perciò il comune fa schifo, tutta l'amministrazione. Non voglio riuscire niente che. Bravo sta signore. Avete tenuto la pensione voi? Niente. Che tenete? Come andate a Nanzi? Niente. Ah, così? E comunque la conclusione è fatta, da sentito qua, sta signora non era niente. Che farà il comune a cui passa qua? Ma la tua comune da costa, per fine me, mi ha dato 470.000 lire a mese. Per fare che cosa? Per campare, che tengo due figli a casa. Ma ti spiega una cosa, che può significare che la riunione tutte le donne che stanno 2-300 persone, 3-400... Sempre occupato, là vanno buono solo i raccomandati. Chi te ne raccomandate vanno, se chi non te ne raccomandate non ci costa. Dunque vanno all'ambienza per salvarti a casa, che aggiunta comune alle persone, la maggior parte. Io sono una dipendente comunale, mio marito. Da luglio che mi è morto, per fine e mo non sto ammesso nemmeno un sordo. Ma ne rato, da agosto per fine e mo 4,70 mesi. Sto giorno a giorno, papà, da un ministro del tesoro che mi hanno pagato sempre a conto di pensione e non allaggio mai un sordo. Certo, sono una bella e non ottengo niente per campare. Sto sotto i relotti che i figli miei. Perché io ci tengo paura, che aggiunto una trombosa, che aggiunto ricoverata a Cardarella e sto sotto una roulotte perché io ho già fatto compagnia, i figli miei, una figlia mi ha sbattuto come lui, con due figli che tengo, uno con soffio cuore che tengo 4 anni, mia figlia al momento che ha avuto un gesso, pure è malata, e sta in una roulotte a scassare il dedo. E il soffre vicino al figlio, che ha un marito malato, morti 49 anni e io tengo 45 anni pure sofferenze di tutte le qualità sono gravelle e non tengo per mangiare e non tengo niente come cioè tutto il remoto ci ha inguaiato a neve e stiamo risperati in coppa una schiama
tanto povero cristiano, ci chiamiamo solo in lacrime a mare nostro, che non resta intorno a Pozzuolo come una volta, perché ci stava tutta l'attività a nudi Pozzuolo. Ma mi è rimasto proprio acqua strutta per tutte, non solo per noi, per tanto povero cristiano, perché ci hanno buttato proprio a mezzo alla strada. Non pigliano praticamente di niente. Non parlano che praticamente non hanno fatto i Pozzuoli, ci siamo noi, perché noi per fine quella che sentiamo non vogliamo lasciare mai i Pozzuoli, perché i Pozzuoli per noi è una vendetta per noi. Ci vogliono far lasciare noi i Pozzuoli, ma noi non vogliamo lasciare, vogliamo morire sotto il prete nostro. Perché allora con commissione di Pozzuoli non piglia mai il procedimento, quella che si fa, per Pozzuoli, mai. Quella che arriva di sorte non ci abbastano a quella che fanno, abbasta che mettono una preta, allora quella che fanno non è giusta per nessuna cosa. Brava sta signora. U comune di Pozzuolo. Io e mio padre ha faticato da 69 e l'unico uomo, mio padre, Riccio Giuseppe, che ha lavorato u comune di Pozzuolo, per fine ore mio padre non ancora è stato liquidato di comune di Pozzuolo. La liquidazione a mio padre, con mio padre che la collera, mio padre si è malato e mio padre, per cui ha lavorato i suoi diritti a comune di Pozzuolo non è stata paurita per niente, non solo per me, non solo per mio padre, dipendente comunale, ma tanta e tanta povera gente. U comune di Pozzuolo si fa, si serve chi può a tutte le cose. Io vorrei in ponte a tutte le cose, ci tengo 8 figli, sono mamma 8 figli e tengo tutto a mezzo alla strada, che non lavorano nessuno, non mi ponderà un alloggio a me, dice io mia mamma è bella, gli ha già aiutato, no, soffrimmo tutto molto di fame, e questo è tutto. Ecco, signori, lo popolo, parliamo napolitanamente, e per la prima volta non si è mai verificato in tutta la storia che una piccola emittente come la nostra dica nostro popolo napoletano e quello che può dombra orecchie, perché tutte le frequenze che voi altri piazze rossa ve l'avete pigliate per fare televisione, perché oggi non esiste più una televisione per il popolo, perché ve l'avete accattate le frequenze, il popolo non sa niente, oggi avete trovato l'osso tuosto per niente vostro. Io vi dimostrerò che la frequenza che io tengo per popolo, perché la frequenza che tengo io, il canale 29 e 37, è la frequenza per popolo napoletano, è la frequenza di tutto il rogno. E io con queste due frequenze, miei cari amici, Piazza Rossa, io faccio sì che me la in mano a tipo Ponzo Pilato.